Il suo libro non è solo un racconto di una vita politica, ma anche una sorta di manuale della politica. Perché? Perché da una parte mi è stato chiesto, ceduto alle insistenze di amici per scrivere questo libro, mi è stato chiesto di mettere nero su bianco le tante avventure politiche e umane che hanno costellato la mia vita e la vita di tantissimi amici. Dall'altra parte ho voluto che la mia esperienza politica potesse essere confrontata con quelle di altri, soprattutto in Regione Lombardia. Assieme alla mia giunta e ai miei consiglieri abbiamo fatto molte riforme che ancora oggi sono valide, che sono state imitate da altre regioni e che le hanno dato risultati importanti, tant'è vero che i cittadini lombardi le hanno appoggiate, approvate, fatte proprie, mi hanno rieletto 4 volte con voti crescenti ed erano pronti a votarmi anche la 5ª volta. Quindi quando delle riforme vengono approvate così dal popolo, dalla gente, vuol dire che sono giuste. Quale futuro vede per i cattolici nello scenario politico attuale? Bisogna svegliarsi un po', perché in questo momento diamo l'impressione, anzi siamo marginali, contiamo poco nella vita politica, riteniamo che la fede debba essere semplicemente una dimensione privata, mentre il Padre Eterno ci ha fatto cristiani perché noi testimoniamo la fede in tutti gli aspetti della vita e dunque anche nella politica. Non bisogna confondere fede e politica, sono due cose diverse, ma nel fare politica, come nel fare famiglia, come nel fare impresa, nel lavorare, la fede è il motore, è il faro che ispira, che dà luce alle azioni dell'uomo. Quindi da questo punto di vista dico, dobbiamo svegliarci per una presenza diversa, più attiva, anche più combattiva dei cristiani dentro la politica, perché la politica è il luogo della dialettica, è il luogo della discussione, è il luogo della battaglia, deve essere una battaglia rispettosa dell'altro, ma i principi non sono negoziabili, si difendono e si portano avanti. Oggi bisogna rimettersi in questa direzione, a mio avviso.